ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Cari amiche e cari amici, un ben ritrovati da parte di Andrea Maggi con il nostro e il vostro appuntamento settimanale con la poesia e la buona musica. Non solo poesia, anche prosa, come ogni tanto facciamo, e questa settimana voglio riproporvi, perché l'abbiamo già incontrato in alcune delle precedenti trasmissioni, uno scrittore che amo particolarmente, come sapete, Piero Chiara, con uno dei suoi formidabili racconti, uno spaccato di vita di provincia, questo racconto intitolato «Com'è cambiato il caffè di provincia?». Vado al caffè, non più come una volta per passare le sere e spesso anche i pomeriggi giocando a carte o a biliardo, ma solo per prendere un espresso, sul mezzogiorno o in fine di giornata. Stando al caffè, tengo d'occhio due o tre clienti abituali che prendono un aperitivo dopo l'altro, spostandosi nei vari esercizi del centro. Offrono sempre il bitter ai conoscenti, anche a quelli riluttanti, per far apparire normale, unica e casuale la loro bevuta. Venivano codesti bevitori, ma erano altri ormai scomparsi, decotti, anche nel caffè di fronte a questo, dove c'era un buon biliardo. Il caffè Martinelli, chiuso da anni per far posto a una lavanderia. Erano un sarto, un orefice e un signore milanese con villa nei dintorni. Col bicchiere in mano fingevano di seguire un tiro al biliardo, poi trangugiavano, posando il calice sul bancone e sparivano, avviati a un altro caffè. Il sarto beveva solo Marsala, gli altri due il bianchino, l'innocuo, candido, innocente bianchino, che sembra acqua e invece mette il fegato in salmì. Certe mattine, verso le 11, quando l'orefice era al quinto bianchino, la mia gioia di fannullone consisteva nell'affacciarmi tra un tiro e l'altro al biliardo, sulla soglia del caffè con la stecca in mano. Passavano i fattorini che correvano alle banche, le massaie con la spesa, talvolta un avvocato, un medico o un prete, che mi guardavano con disprezzo. Tutti erano al lavoro o in faccende a quell'ora. Con l'asta del giocatore al piede, solo in tutta la città, negavo valore all'operosità e alzavo un inno silenzioso all'ozio mattutino, al divino spreco del tempo. Ora vado al caffè, dove resto in piedi non più di un quarto d'ora, per vedere un po' di gente, vecchie e nuove facce, che gravitano a ore fisse in alcuni punti del centro storico, quello precluso alle automobili, il caffè sotto i portici, l'Eden gastronomico, il passaggio coperto del broletto. Ogni tanto, ma non tutti i giorni e spesso verso sera, fra i passanti, in gran parte sconosciuti, si fa avanti qualcuno che non vedevo da anni, un vecchio colonnello, un prefetto in pensione, un commerciante fallito prima della guerra, gente che credevo morta da chissà quanto e gente invece che sopravvive, ma tappata in casa oppure che passa dei mesi altrove e si lascia registrare sotto i portici solo a rari intervalli da chi staziona i punti di passaggio obbligati come me, non per curiosità o per controllo, ma solo per stare un po' attento alla vita della piccola città, anche se mi sono accorto solo dopo 2 anni che il salone del barbiere Casaloldo, di fronte al caffè, è stato sloggiato per lasciar posto a un negozio di abbigliamento. Il caffè non è più quello di una volta e ha perfino cambiato nome. Più che un caffè è un bar pasticceria con poche sedie, i tavolini rotondi, larghi, un palmo per 2 o 3 bicchieri, la coppetta delle patatine e il portacenere. Sul fondo ha una fila di tavolini quadrati col piano in marmo per le signore che prendono il tè e mangiano i pasticcini nelle ore del pomeriggio. C'è anche una scala sul fondo con 2 brevi rampe. In alto, sul pianerottolo, c'è la toilette. Solo le signore forestiere se ne servono, anzi, entrano nel caffè proprio per servirsene. Ordinano qualche cosa al cameriere, poi chiedono sottovoce della toilette. «Alla cassa», risponde seccato il cameriere. «La chiave è alla cassa».
Verso sera, quando le dame dei pasticcini rientrano nelle loro case per cucinare, i tavolini in fondo al caffè vengono occupati da 4 o 5 pensionati, ex bancari, funzionari statali a riposo, commercianti ritirati dagli affari, vedovi o vecchi scapoli. Talvolta, in disparte, qualche solitario sta seduto per un'ora imbambolato, se è inverno, senza neppure togliersi il cappotto e il cappello. Gli altri fanno gruppo e si scambiano parole. Sono tutti d'accordo sul malandare del mondo, sull'eccessivo costo della vita, sulla balordaggine dei politici e sull'andamento deludente della borsa. Mentre sto tra la cassa e il balcone del bar, do un'occhiata al gruppo, con un brivido di orrore, che non avessero un giorno ad attirarmi tra di loro. Li sorveglio da anni e so che muoiono regolarmente, uno dopo l'altro, senza che i superstiti se ne dolgano e neppure ne parlino. Qualche altro nuovo si avvicina una sera, fa i soliti discorsi e, come se avesse detto una parola d'ordine, entra nel gruppo. Da un paio di mesi, fuori da quel consesso, isolato, c'è un vedovo che conosco bene e del quale cerco di evitare lo sguardo per timore che mi inviti a sedere accanto a lui. Capisco che vorrebbe parlarmi, travasarmi dentro la sua storia. È comparso in città una trentina d'anni or sono, veniva da Roma ed era pieno di importanza. Non fece fatica a introdursi nelle migliori famiglie, tanto che dopo un anno, sbaragliando tutti i pretendenti, sposò una delle fanciulle più contese dei bei giovani di allora. Ma col tempo si accorse di qualche cosa. Gli antichi corteggiatori della moglie avevano un certo sorriso. Cominciò a sospettare, a cercare di sapere, a rinvangare, ma senza mai venire in chiaro di nulla. Guardava i conoscenti con odio, vigliacchi, pareva dire, voi sapete tutto e non mi dite niente. Ora è solo, dopo un'intera vita con quel dubbio, che è diventato la sua unica compagnia. I pochi che possono ricordare gli intrighi di 40 anni fa, che possono sapere, ormai sono quasi tutti scomparsi. Ed io, secondo lui, dovrei essere uno degli ultimi. Per questo mi guarda, mi cova, aspetta, per catturarmi, che gli passi vicino, che mostri di volergli dire qualche parola di conforto per il suo recente lutto. Ma io lo saluto da lontano, con un cenno del capo, quasi senza guardarlo, e subito mi volgo a dire qualcosa alla cassiera o al primo che capita. Forse scamperò le sue inchieste. Il gruppo dei valetudinari lo ha già adocchiato. Presto lo inghiottirà e lo riderrà ai discorsi sul prezzi al minuto, sulla borsa e sul malandare del mondo d'oggi. I vecchietti, i morituri, all'ora di cena se ne vanno, uno dopo l'altro. Il cameriere spazza i tavolini a colpi di tovagliolo e sul bancone scende il fiotto degli ultimi aperitivi della giornata. Il bar pasticceria, fra poco, chiuderà le porte. Il dopo cena, i caffè che alle 9 di sera si rianimano, i giocatori di carte e di biliardo, i conversatori da tavolino sono fantasmi di altri tempi. Quando la moglie del vedovo, che cerco di evitare, splendeva fra le migliori ragazze della città come un frutto prelibato sul ramo più alto, che poi, colto da un audace, può rivelarsi una scorza vuota, la polpa beccata dagli uccelli, succhiata dalle api voraci e raggiunta anche dalle umili formiche. Uno strepitoso racconto di Piero Chiara, questo strepitoso narratore di una provincia che forse non esiste più, che forse è scomparsa o che sopravvive in qualche piccola città, in qualche paese, in qualche frazione. La provincia come metafora di un mondo intero, la provincia che poi esiste anche nelle grandi città. Lui dice che i caffè di una volta non esistono più, ma quel piccolo mondo antico della provincia esiste anche nelle città, perché la provincia è nell'anima delle persone. E Chiara fa rivivere, come avete sentito questa sera, fatti, luoghi, persone che gli appaiono nella mente, gli appaiono nel ricordo e che magari stavano lì e hanno dovuto questi ricordi, come dire, sedimentare perché ci fosse poi la capacità dello scrittore di fissarli sulla pagina. Ecco, Chiara con questi racconti, ma anche con i tanti suoi romanzi, ha davvero fermato il fiato della vita
e ce ne ha offerto una quantità incredibile tra personaggi, tra situazioni, tra bar, tra tavolini, tra gite in barca, tra storie d'amore. Chiara ha questa grande capacità del narratore, di narrare come sospeso tra la vita e il sogno. La provincia è il suo palcoscenico naturale. Questa sera voglio lasciarvi con una canzone che a mio parere descrive la provincia in maniera formidabile, scritta e cantata da un altro formidabile artista che ci manca molto, Lucio Dalla. Ascoltiamo insieme Anna e Marco. Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme. Con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed in cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarai, dov'è la strada per le stelle. Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Avete ascoltato Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.